ringraziamo di essere venuti a questa conferenza stampa dell'estate augustana 2014. E sarò estremamente breve, anche perché c'è poco da dire e tanto da vedere. Allora, l'estate augustana nasce qualche mese fa. Abbiamo iniziato a dialogare tra associazioni, professionisti, artisti, in generale chi organizza eventi ad Augusta, e pian piano insomma si è dialogato tra di noi e si sono gettate le basi per provare a fare un calendario di eventi d'estate che vanno dal 1 di luglio al 15 settembre. Gli eventi in programma per questa estate augustana sono di diverso tipo, di diverso carattere. Sono eventi culturali, eventi artistici, eventi spettacolo, intrattenimento, musica, sport, presentazione di libri, mercatino e spero di non dimenticare il territorio. Quindi, insomma, alla fine questo dialogo orizzontale tra le varie associazioni e tra persone, insomma, ha portato a questo risultato finale, che è questo calendario di eventi. Vabbè, da aggiungere alle parole di Stefano c'è ben poco, e la presenza qui numerosa, insomma, di tutti questi artisti, associazioni, già insomma la dice lunga sulla volontà, sulla forte volontà di stare insieme, di superare forse anche gli individualismi per fare un'operazione davvero collegata. E le riunioni che hanno preceduto questo momento sono state molteplici e sono state cariche di entusiasmo, di dubbi, ovviamente di incertezze, ma hanno portato a qualcosa di molto concreto, questo che ho tra le mani. Non è, insomma, non è facile, perché è tutto basato davvero sulla voglia di esserci, sulla voglia di fare. E c'è un simbolo, non ci sono simboli altri, ma c'è stilizzata un profilo di un monumento importante di Augusta, quindi diciamo che la protagonista di quest'estate è proprio la nostra città, cioè abbiamo voluto essere intorno, dentro la città, e speriamo con un gesto di amore, insomma di cura, e questo è quello che ci ha portato a, insomma, a questa creazione, sì. E per concludere, insomma, posso dire che l'idea nuova, l'idea bella di questo cartellone, di questa estate augustana, è proprio quella di convogliare in un unico cartellone, in un unico bacino, tutte le iniziative che magari normalmente ci sono a livello personale, a livello individuale, mentre la novità è proprio quella di, ecco, esserci avvicinati tante realtà di Augusta per lavorare insieme. La finalizzazione è proprio quella di offrire ad Augusta per quest'estate un programma ricco, questo l'abbiamo detto, ripetitivo, però avere le persone di Augusta la possibilità di dire cosa faccio, dove vado, cosa c'è oggi. E allora c'è un unico canale, un unico bacino, un unico luogo dove poter vedere realmente cosa si potrà fare quest'estate, e non soltanto questo, perché magari, ecco, in passato c'è sempre stata la volontà di organizzare, di proporre, ma questo spunto ci ha dato la possibilità di creare nuove iniziative, nuove collaborazioni, nuovi propositi, ecco, e quindi dare la possibilità alle persone di avere un canale facilitato per guardarle e allo stesso tempo avere lo spunto e l'occasione per crearne di nuove, di possibilità, nuove iniziative. Insomma, l'intento è questo.